Benvenuti in questo nuovo video di Roblox, torniamo con la nuova serie su Bloxroot, con la ciurma più forte della storia di One Piece e di Bloxroot mai creata, e si riparte dal livello 30, che finalmente ci porta ad andare nella prossima zona. Signora Caprotta si è messa in mezzo con la sua ala nera e ha rovinato tutto. Ho letto un sacco di commenti, abbiamo tante cose di cui chiacchierare, però come sempre prima ci avviamo alla prossima zona e poi iniziamo a chiacchierare. No, prima. Di tutto, esatto. Devo prendermi la mia rivincita, perché tutti mi hanno messo al quarto posto come skin più bella. No, comprensibilmente la scorsa volta. Vabbè, la scorsa volta ci sta. Sei pronto? Vai. Ecco, il vero Zoro. Molto meglio, che diciamo. Derivio! Nessuno dice sta pure facendo le mosse. Aia. No, gli però state buoni. Molto meglio, diciamo. Sai che a furia di assecondarlo, prima o poi un giorno si vestirà così nella vita reale, sì. E tu lo troverai in casa vestito così. Ma io lo so già. Guarda che ha comprato il cappello. L'abbiamo visto che l'hai messo da Carino. L'ho messo nelle storie. Sì, Cheddar adesso ha il cappello di paglia. Fa parte è della ciurma. Una roba, certo. In questo gioco, se fai opzioni, puoi aumentare gli FPS anziché 60, 144. Non interessa ed nessuno, è fluidissimo. Cioè, lo sai che i nostri fan non sanno neanche cosa sono gli FPS. Vabbè, cioè, guarda, qualcuno sì, qualcuno no. Ma la maggior parte no. Adesso lo metto. Come fallo, si Steph, mette? E guarda che differenza. Ma scusami, dalle impostazioni del gioco o quelle generali, sì. Roblox? No, vai proprio a ESC, poi impostazioni. Sotto c'è scritto 60 FPS. Metti 240. È la cosa più bella del mondo. Ma dove? Impostazioni. È vero. Impostazioni. Hai ragione. È più dove sono? Scusa, impostazioni. È ecco. Qua, qua. Cioè, 240. Si nota la differenza. È vero. Cioè, prendi. Bello. È vero. Molto meglio. 10.000 mi piace per me. Grazie. Facciamo allora, siamo pronti, dai. Stavolta allora, con le skin giuste, a parte Steph che non se le è modificate ed è ancora con quella. Sono bellissimo. Ma il corpo buggato, vedi che ce l'hai di ma default. Ma il corpo è secondario. Allora, devi tutti solo cambiarti la maglia. Esatto. Sì. Carly. Arrivo. Con chi stai parlando, Carly? Scusate. Stava facendo amicizia. Esatto. Sentavo un po' solo. Attendiamo, la smettila di picchiare. Perché forse non è nel gruppo. Sì che è nel gruppo, non lo so. Oddio, posso sparare le cannonate. Oh, è vero, possiamo sparare. Non me ne ero mai accorta di questo dettaglio. Ciurma! Ci stiamo per schiantare su un'isola, abbiamo un problema. Andiamo tutti all'arrembaggio. Un attimo. Forza! Non fate cringe. Oh, non rompere. No, non dobbiamo andare lì, No, prenderci. Maledetto capitano navigatore. Io non ho detto scendete. Non siamo arrivati. Sto cercando di fare la retromarcia. Allora, qua c'è Sfera e basta. Per favore, potresti tirare per bene. Allora. Do Flamingo. No, è Sfera. Ci siamo scogliati, signora navigatrice. Posso, ci siamo? Scogliati. Termine tecnico per termine noi. Tecnico sì, conosciutissimo. Vabbè, perché voi non guidate le barche, quindi non conoscete i termini. Esatto. Noi. E tu, Steph, invece la patente nautica? Assolutamente sì. Pirati. Prima missione è quella dei pirati, fino a quando non fate il 35. Scusa, io anche questo. Quindi devo pirati fino al 35. Non avranno ascoltato, stai tranquilla. Lo ripeto per quello. Pirati. Ha ripetuto metà delle informazioni. Io tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che ho anche un frutto del diavolo, l'ho trovato per terra. No! Qual è? Allora, aspettate, te lo dico. Facciamo si chiama vedere. Frutto del taglio. Come si equipaggia? Penso che lo puoi tenere in mano, giusto? No, mi sa di no. Ce l'ho nell'inventario. Ah, vabbè, tienilo. Forse lì, oggetti. Però. Credo che sia uno dei meno costosi in assoluto. Guarda, ecco. Ah, eccolo. Lo vuoi? No. Sì, vedi che lo equipaggia. Mi sa che è uno dei so. Più deboli quello. Qua ci devono dire se ha senso che lo utilizzi oppure no. Perché se fa schifo forse non conviene. Io un po' di informazioni ve le posso dare. Esatto. Perché avete chiesto tante cose nei commenti e quindi le so. Allora, la spada di cui hai chiesto esiste. Sì, ho visto. L'Enma. Però ha un altro nome. Dicono molto in avanti. Quindi Non per ora. Ci vorrà tempo. Però dicono che comunque per avere delle spade. Sì, questi fanno male, quindi occhio. Esatto. Finché non però riveliamo. Ho anche letto, no, ho anche letto che tecnicamente non avere un frutto è comunque uno svantaggio. Cioè, sì? Quindi se io voglio fare Zoro, sono comunque svantaggiato a prescindere rispetto agli altri. Però ti hanno detto anche che se metti il frutto del diavolo di Buddha, ok? Sì. Buddha combatte con la spada. Però è brutto. Lo so. Ce l'avevo anch'io nell'altro account.
Allora, anch'io dicevo sempre brutto, però lo sai che poi ci fai l'abitudine ed è figo essere giganti e combattere. Vabbè, a parte così, che è cioè... raro, quindi per ora direi no, che no, io l'ho pagato 600 Robux. Sì. Sì. Quanto? Costano 600. Tanto. No, mi pare portavolo. 600 giù di lì, comunque costava tantissimo. E siccome me lo consigliavano tutti, alla fine l'avevo shoppato. Vabbè, si può sperare di trovarlo. Dai, magari prendo il mera mera nomidiate. Così divento l'uomo fuoco. Io vorrei con il potere del magma. Certo. Zitto, mi raccomando, eh. Riccardi, no, non ho ancora visto niente. Niente detto spoiler. Ho detto bravo. Solo che vorrei quello del magma perché ho letto che dicono che comunque è very good. E mi è sempre Ale. Piaciuto un sacco. No, ti ho ucciso? Sì, non solo, mi ha anche stilato la kill. Ti fai ancora tuoi. Peggio. Ti ho preso la taglia. Poi si lamenta che Carly rimane indietro. Signor Nottellino. Ho fatto solo due pirati su 8. Tu ormai l'avrei finita. Mi lasci con me. Ma non so, che male 5. Che fanno. Ma Carly sa. Perché ti posso dimmi, attaccare. Allora, nel mentre che loro litigano, e invece altri poteri che possiamo utilizzare, perché io ovviamente non mi voglio fare la stessa build che ho fatto nel mio personaggio principale, cioè vorrei cambiare. Non ne hanno consigliato troppi. Vorrei fare qualcosa di diverso, quindi non riprendermi. Io ti ricordi che avevo il Buddha col potere dell'elettro, avevo anche la sciabola, avevo un sacco di roba. Però non vorrei rifare le stesse cose. Che ci consigliano dei bei poteri, esatto, perché mi hanno consigliato magma, ma me lo prendo io. Lo dico già. Ma scusami, se io trovo un frutto e lo mangio, sì, poi ne potrò mangiare anche un altro, posso toglierlo a un certo, esatto, punto? Esatto, sì. Però allora... lo devi livellare. E livellarli è lungo. Perché tu livelli, okay, sia il tuo personaggio sia i tuoi poteri. Esatto. Ho trovato materiali rottami metallici. Cosa sono? Tienili. Tienili, probabilmente serviranno per qualcosa. Allora io vi chiedo oggi... oggi di scriverci quattro poteri differenti da poter utilizzare, perché è anche giusto che sono tanto forti, però non ciabattate brutte, che esatto, no, dei poteri forti che possiamo utilizzare, però diversi, in modo tale che ognuno ha le sue caratteristiche, il suo personaggio particolare, non ci facciamo tutti uguali. Ma perché... tanto mica facciamo PvP, facciamo tutto PvE, no? Tutto PvE. No, poi e andiamo a secondo spaccare... me non importa. No, poi no, quando... beh, è figo per avere quattro poteri diversi. Esatto, e poi quando sì, diventiamo sì, potentissimi, certo, andiamo nei server pubblici a spaccare la faccia ai Nutellini. Ma ci spaccano loro poi. No, infatti, no, cioè quando per... saremo potenti li possiamo spaccare ci noi. Ci spaccheranno loro. Vi voglio dire altre cose interessanti. Para. Allora, una cosa per Fede che hanno consigliato è che potresti farti il personaggio con un altro corpo che hanno chiamato tipo plushy, che ti rende ancora più bassa e quindi sembri con la corpatura ancora più di Chopper. Oddio! Oh, potrebbe essere carino. Molto carino. No, Chopper! Kendall! Cosa no, questa è sempre stile ai pirati! Non ho fatto un calo di niente! Hai dato l'ultimo hit! Aia! No, io guarda, sono lì per buttarlo fuori e killa Carly, e ruba tutte le kill! E infatti, ma non io basta! Mamma mia, ragazzi! Plushy, comunque, mi hai detto. Mi ero solo perso! Sì, Plushy. Lo devo cercare, lo cerco. È un ragazzo problematico, comunque, sto Zoro, eh? È un po' egocentrico. Però è fortissimo, è il miglior spadaccino del mondo. E questo dobbiamo vederlo ancora. Secondo me, One Piece ci può anche stare. Questo qua che abbiamo noi non lo so, guarda! Parla e poi me ne stilla lei. Tururu. Brava Carly, brava. La vendetta, giusto così. È giusto così. Siamo una ciurma, dobbiamo aiutarci a vicenda. Invece io voglio sapere una cosa. Carly sa ciò che hai fatto. Che ho fatto? Cosa ha fatto? No, sul marchettino. Stamattina. Cosa hai fatto? Che hai speso 3 ore. Kendall, cosa è successo? Io non la so. Sa qualcosa, vai via, lei? Vai, non mi stilare il pirata. Oh, ma senti, ma io vado a caso. E io ma vado, devi guardare quelli. Io guardo quelli che fate voi e non mi metto. Non si sa. Io non lo so. Smettete di litigare. Ma come oggi è possibile sta che c'è malissimo il fuoco amico? Non lo so, siamo pure in party. Infatti, non l'ho capito. Scusa. Non l'ho capito. Vabbè, vai, cos'è che ha fatto? Non ti oggi vendicare, per favore. No, non mi vendico. Che ha fatto per 3 ore? Ha buttato 3 ore? Solo per quel dissing che avevamo fatto nel nostro ultimo video di Supermarket Simulator. Allora, io vivo gratis nei tuoi pensieri, senza pagare l'affitto, perché tu mi pensi sempre. È vero, è vero. Ho guardato il video e fa: sai che Kendall c'è tutto quanto al supermercato scombinato, bla bla bla. E allora ho detto, ora mi metto, dopo aver finito di lavorare ieri sera, sono stato 3 ore, ho fatto un supermercato di lusso.
tutto perfetto, tutto in ordine. Sai che effettivamente io ieri sera non l'ho sentito. Cioè, di solito viene, vedi? Mi saluta, era, mi disturba mentre no, no, avevo un po'. E invece ieri è sparito. Non l'ho sentito. Ho fatto un video dove gli facevo fare la reaction col pagliaccio per fargli vedere bello. Che il mio supermercato è migliore. Sì, no, no, no. Adesso ha fatto tutto perfetto con 2000 scaffali, tutti ordinati bene. Lo sai che adesso dobbiamo passarci 4 ore a superarlo. Ecco, appunto. Io basta, non c'entro via! Nulla. Era il non ti ho ucciso io. No, era, però ci tengo a dire che io semplicemente ho detto, voglio vedere a che punto è. Ho aperto il tuo video e ho visto un obbrobrio. Ma perché non avevo soldi per comprare gli scaffali? Ma eravamo allo stesso punto del gioco, il tuo sembrava sì, una baraccopoli. Ho fatto un errore, mi ero indebitato tantissimo per assumere due persone e alla fine non faceva nulla quel cretino del magazziniere. Ne sappiamo qualcosa. No, ne sappiamo qualcosa. L'ho licenziato subito. Noi lo teniamo, ma lavoro io al posto sì, suo. Sì, esatto. Allora, io sono livello 42 adesso. Io 33. Io 36. Allora, ma sai che le katane sono potentissime? Sì, sei molto veloce a fare i mob. Al 37. Raga, comunque c'è il boss, c'è Buggy. Eh sì, ma non possiamo fare la missione perché siamo troppo bassi. E si chiama Bobby. Bobby il clown. Ti ha lasciato il mob basso di vita, grazie mille. Chi è stato? Mi sa che fosse il mio. Forse io che sono morta. Mi sa che era di Ferro. Non trovo il corpo, volevo mettermelo al volo. Ah, quello piccolino? Non lo trovo il corpo plushy. Cioè, mi fa trovare dei peluche, ma non il corpo. Come posso dirgli, dammi il corpo? Ma secondo me sono quelli, sai? No, no, sono dei peluche un corpo da mettere. Oh, okay. Devi restare indietro per sta scemenza adesso? Dai, lo cerco dopo. Ecco, bravo. Sono linkato, non me lo possono linkare. Mandatemelo su Instagram, non credo che... dove volete. Su Instagram penso di sì. Mandatemelo su Instagram, così non sbaglio, compro quello giusto. Tanto me lo mandate il giorno che esce questo video, controllo i direct e così lo so. Allora, abbiamo un problema. Non si può continuare a combattere a pugni. Cioè, sì, non faccio danno, sono lento, mi sto rompendo l'anima. Ma stai aumentando la forza? Sì. Sì, no, però i pugni sono proprio deboli. Sì, sì. Allora, io faccio 39 a spadata. Io 27. Anch'io, no, io 39. 31, io 31. Io faccio 27. Io ho difesa 34 e 39 spada. E tu il nabbo, mi dispiace. Sono Steph. Nabbo, ma vabbè, sono al 41. Steph, se arriviamo al 50, possiamo tornare nell'isola delle scimmie e prenderci un frutto casuale. Sì. Assolutamente. Oggi lo facciamo. Possiamo provare a prendere quello. Il problema è arrivare al 50 con sto danno. Ma dai, sono 10 livelli. Ma sì, se fai le missioni. Ma guarda che secondo me appena riusciamo a battere Buggy, e io tra un po' lo batto, perché sono al 42. Perché fa 40 K di danno. Fa 40 K danno lui. No, vi faccio salire tutti quanti. Quando giocavamo a World of Warcraft, lui si vantava tutto il tempo che col suo personaggio, con la sua classe, faceva 40 K di danno. Ed era vero. Però quindi... in realtà non sapeva giocare, ma non lo sapeva esatto, ancora. Esatto, sì. Ma, sì, se... sì. Ma che dico. Lui era convinto di saper giocare perché vedeva danni alti, ma in realtà non sapeva giocare al gioco perché non lo conosceva bene. Possiamo fare un appello a tutte le persone cattive che spoilerano? Perché questa mattina... No, ti hanno spoilerato qualcosa. Sì, un mio conoscente, che no. Ha che guardo One Piece, ancora ha provato peggio. A spoilerarmi. Ti condanno a morte. E io dopo non ho più aperto la chat. Cioè, che cosa ha provato lì. A spoilerare? Ma bloccalo subito, ma chi è sta persona orribile? È una persona orribile. Suo padre, a casa. Magari ha detto qualcosa su un nonno di Luffy. No, ma perché? Ma si deve sta zitti. Che fastidio. Però, ma vabbè, fate godere le cose alla gente. Sai cosa però? È che io ho questo plus che mi dimentico facilmente le cose. Quindi io no. Non me lo ricorderò. Io lo ricorderei io comunque, per sempre. Cioè, ho sempre pensato nella vita che esiste un girone dell'inferno per chi fa gli spoiler. Ma sì, ma no, che cacchio ci guadagni? Allora, possiamo dirlo? No, non si può dire perché siamo tutti pochi. Sei proprio una brutta persona. Ecco. Perché poi sta, mi è fa... proprio quando una testa di cetriolo. Guarda che ci seguono quelli più piccoli, non dire le cose brutte. No, allora, abbiamo fatto video per bambini per tanti anni, prenditi la responsabilità di aspettare. Ma abbiamo tolto anche il canale adatto a tutte le età. Va bene, ma non è che il giorno dopo poi ti segue mio padre. Sì, ma allora, se dico che uno è un po' stroppo, non è volgare. L'hai detto alla fine. Ecco. Sei una pagliaccia. È ciglione. Adesso sei fuori dal canale. Allora, comunque, mi trovate il ciglione per la parola che ho detto io, capite? Quindi l'equivalente, cosa si può... Come ma si sordone. Può... Tu sai che ciglione è un cammello di One Piece, vero? No. Cercalo su Google adesso. Aspetta, è un cammello di Alabasta. Noi stiamo guardando Alabasta adesso con Carly. Ah, vabbè, sì, me lo ricordo vagamente. Sono passati troppi anni, ragazzi. Perché ha le ciglia grandi. Scusa, Carly. Che nome incredibile. Ah, scusa, Fere. Eri tu. Sì. No, fallo perché io sto per morire. Me li devo fare con molta calma. Voglio un no, devo aumentare la difesa. Devo aumentare la difesa. Sì. Comunque, Carly, allora io ti dico:
ogni volta che vedo qualcosa di One Piece online, skippo subito, perché sì, so già sì, sì, che ci sarà sicuro uno spoiler. Fin quando non ti metti in pari, skippa tutto e chiudi gli occhi. Sì, ma il fatto è che, cioè, mi sono fidata perché mi ha risposto alla storia di Cheddar col cappello. Non ti fidare. E mi fa, oh, ti stai guardando One Piece? Sì. Ah, ma allora lo sai che questo ma muore va, e quello tradisce quello e questo... Dai, pedale... chi è questo scemo che... è un ciglione, Ale, è un ciglione. Mi deve rovinare l'esperienza con Carly, ce lo stiamo vabbè, guardando ma... per la prima volta insieme. Vabbè, però comunque, cioè, non ho... L'ho letto, ma non l'ho letto, cioè, non mi ricordo già più i nomi. Ho letto solo il nonno di Luffy che fa cose. Sì, che poi è uno spoiler inutile, tra l'altro. Sì, no, dai, me ne fa tante di altri. Sì. Sapete vabbè, che facendo tutto questo avete stimolato nuovi spoiler in questo momento? Vabbè, basta non leggere non i commenti. Non leggete i commenti esatto, di questo vabbè, video. Ma io infatti non li leggo. No, ma io no, in secondo realtà, me non faranno, cioè, solitamente, non sempre, però solitamente non mi danno troppo fastidio gli spoiler. No, dipende dal tipo di opera. Dipende dal tipo di opera, perché a volte ci sono opere che comunque vale la pena vedere, anche se sai già come va. Quindi che anche se te lo spoilerano non te ne frega niente. Di solito mi dà più fastidio quando le opere non hanno molta sostanza, che quindi già c'è poco e dici mi rovini quel poco di sorpresa che c'è. Quando invece sono le opere proprio belle, tipo quindi quei telefilm, anime o quello che volete, immortali, no? Quelli che si guardano. Guarda, tutti concordo, lì mi dà meno fastidio. Concordo, perché circa 10 anni fa, quando era successa una cosa importante di One Piece, era dappertutto, quindi l'avevo vista e me la ricordavo anche mentre guardavo per la prima volta One Piece, quindi comunque sapevo cosa sarebbe successo, voi avete capito, Carly no, ovviamente, e nonostante ciò mi sono goduto tantissimo quell'episodio e quella scena. Penso però... che di aver capito anch'io, perché cioè, sì, penso che è successa anche a me la stessa cosa, quindi ma dite quando Luffy muore? Quando trova il One Piece. Comunque io sono al 48, tra non molto, se volete proviamo a battere i buggy. Io sono al 43. 47. Io 41. Io non riesco a fare i bruti, mi spacco. Dai, prendo la missione di Buggy e vi aspetto. Ma non puoi prenderla, mi sa. Mi sa che te danno al 50. Le ma dove le sblocchi? Devi avere un certo livello per sbloccarle. Esatto. Guarda se le puoi sbloccare. Sì. Chi sono i bruti? Sono questi? No, ma pirata. Mi spaccano la faccia. Assomigliano a Kendall, a i bruti. Sono bellissimi. E forti. Muscolosi e coraggiosi. Esatto, alti 2,10 m. Non so, sembrano dei nanetti, sinceramente. Sì, sono però più bassi della mia skin, cioè, non per dire. Però. Vabbè, voi avete delle skin enormi, no, tu e Carly. Io l'ho fatta normale. Il problema è che quando entro, cioè, se vai a vedere il mio avatar, è la skin normale di Roblox, ma quando entro qui dentro mi diventa grande il personaggio, cioè più alto. Perché quindi sei chopper, cioè ti puoi trasformare. No, è colpa della mappa che ti fa le skin lunghe, non si sa perché. La vorrei io, perché c'ho Zoro che è bassissimo. Avete presente le ali che avete? Sì, le alettine. Ecco, praticamente, perché a quanto pare esistono 6 razze dentro Block Street. Io non so se c'erano già anche quando giocavamo noi. Io non le ho mai viste. E capiti in una delle 6 razze. Quindi io e Carly abbiamo la stessa. E quindi vi è capitata a voi la razza che hanno le ali dietro, che sono quelli che in One Piece vivono nell'isola volante. Ma guarda che secondo me Carly le ali le ha messe proprio di suo. No, eh? Le ha delle le anche le piccole vedi, piccole. Ne ho due. Ne ho due piccoline. Infatti non sono riuscita a trovarle. Ho detto, boh, ma che è sta roba? Un bug? Invece no. Sì, sì, allora... anch'io. Io e Carly quindi siamo capiti. Però bello, mi piace avere questa lente. E hanno detto che la razza migliore delle 6 dovrebbe essere quella dei pesci, perché ti permette di subire meno danno se hai un frutto del diavolo magari in acqua. Ah, figo. Perché allora dovete sapere che quando avrete o avremo tutti quanti, sì, il frutto del diavolo, prendiamo danno in acqua. Ok, quindi certo, non puoi più stare in acqua. Vabbè, ci sa che l'uomo pesce possa. Però sono felice. È quello, effettivamente è quello. Se un uomo pesce in One Piece avesse un frutto del diavolo, potrebbe nuotare. Interessante, fino ad ora non ce ne sono. Vedi? Ti prego, bannate Kendall, non ne posso più di lui. 10 anni per distruggere un bruto e arriva lui. Ma lei e ci dà il colpo le statistiche. Di... Pensa sì, se fosse immortale. Però se tu ogni volta arrivi ad uccidere. No, ma anch'io sto facendo un sacco di fatica. Eppure le sto aumentando le statistiche. Ma parliamo di cose serie. L'avete continuato One Piece o siete ancora bloccati su Dressrosa? No, sì. Proprio abbiamo fatto un episodio. Sì. Mai guardato altro. Però io ti posso dire una cosa, ti spiego. Raga, 30.000 mi piace lo guardano in un giorno. Ma guarda, no, neanche mai. Un milione. Ti spiego questo. Praticamente non abbiamo, cioè non guardiamo più nulla. Io l'unica cosa che sto guardando è Sabaku, sì, che gioca la serie di Baldur's Gate.
Sono episodi da un'ora e mezzo l'uno. Sì. Sono all'episodio 77, tipo. E mi sono pure pagato l'abbonamento per vedere gli episodi che non sono ancora usciti. Come fai? In che senso? E praticamente lui ha l'abbonamento su YouTube. Che se ti abboni vedi i video che ancora non sono usciti. Sì, vedi i video prima degli altri. E io sto guardando solo quello. Adesso io devo mando un messaggio a Sabaku e gli scrivo: guarda One Piece in live in video. Mentre giochi a... No, perché tanto io al momento sto guardando solo la sua serie di Baldur's Gate. Quindi o smette di fare quella serie, e se smette piango. Vabbè, prima scusa, poi finirà. Ma i miei video non li guardi? No. Tu guardi i miei? Sì. Beh, se no come faccio a scoprire che sono sempre nei tuoi pensieri? Perché ti hanno avvisato, pagliaccio. No, no. No, no, lui si riguarda. Lei si guarda. Io non guardo nessuno, però. Bravo. Ho guardato solo Loco quando amici, ha giocato amici. La nostra mappa. Tu sei una persona cattiva. Vi come annuncio fai? Una cosa. Don Steph sta partendo con una nave da solo. No, Steph, non no. Dai, perché? Steph, io sono indietrissimo. Ho fatto il livello 50, vado a comprarmi il frutto del diavolo e torno. Anch'io sono 50, aspettami. Io vuoi sono al 46, mi dovete dare una mano, io non riesco a farli sti robi. Mi spaccano la faccia. È lunga barca la non questione gira. Qui. Sì. Dov'è l'utile? Mi vedi? Devi fare il doppio salto dash fino a qua, guarda. Ok, ce la faccio, fammi rigenerare un attimo Lucky. Ma non è Lucky quello, sappilo. Bella energia. Ok. Ci sarà poi anche Lucky. Ci sarà anche Lucky però, Io no, sono andato troppo alto. Esagerato. Vai. E la cosa bella è che gli puoi anche cambiare il colore, quindi te lo fai fighissimo. Sì, personalizzi il colore dell'Lucky. Scelto, Ce l'ho verde addosso. Beh, certo, ma tu poi ce l'avrai verde. Nella mappa, vero? E lo potrai fare verde. E lo puoi potenziare. Carly che non capisce niente, non ha capito cos'è questo Haki. No. Vabbè, tanto va bene così. Non... Però non mi ricordo qual è la differenza... E nei commenti vi leggo su questa roba. Tra quelli che compri shopati che sono permanenti e questi. Cioè questi qua li perdo se muoio, li perdo quando stacco, li perdo se faccio una piroetta. Cioè quando è che li perdo? Non te lo dice quando lo stai comprando. Ma guarda tipo, permanent occhio. Fruits. Il mio costa 100 Robux, quello del taglio. Permanente. Permanente. Magari il tuo non è permanente quello il no, punto. No certo. Probabilmente. Sì però credo, non so cosa credo. Non vuol dire che non è permanente. Cioè quando lo perdi. È quello. Andiamo. Perché io non li ho mai usati quelli non permanenti. Quindi esatto, non so come funziona. Noi, e lo facciamo per la prima volta. Ma sai mi sembra che ci sono gli scambi su Discord. Ma dai. Te lo giuro. Vabbè, certo. Allora vediamo. Allora. Ogni due ore lo puoi prendere. Gonna cost you 32.000. Ma non okay. Era 2.000. Frutto casuale. No, in base a quello che sei. Would you like to buy a random fruit physical for a buyer to your risk? No refunds. Vai, compra, bro. Dai, comprato. Cosa mi ha dato? Cosa hai ottenuto tu? Frutto bomba. Figo. Quanto costa? Guarda che ha proprio le emote che esplodono ogni volta che lo tengo in mano. Allora aspetta che ti dico quanto costa in Robux. Lo sto cercando. Ok. Ma non ci sono tutti da comprare per Robux qua. Eh no, ne vedo pochi anch'io. Ah no, more fruits. Bisognava cliccare. Il frutto bomba costa 220 Robux. Quindi dovrebbe quindi essere più di forte di quello di prima. Io invece ho trovato da 180 Robux, quindi leggermente più debole del tuo, il frutto molla. Ma quello di Luffy? No, no, non guarda è. Guarda che bello. Ma è il Gomu Gomu? No. No. Qual è? Perché dovete contare anche le traduzioni che sono un po' strane, capito? Lo sto mangiando. Lo vuoi mangiare? Che è successo? Mi sa che, sai chi è? Quello di Bellamy. Credo. Chi è Bellamy? Avete capito? Dai, quello con i capelli. Quello con i capelli gialli, cioè biondo, che c'è anche in Dressrosa. Ah, forse non l'avete ancora visto. Che lui ha proprio le molle nelle gambe. Può essere. So solo che il problema è che ho solo questo. Non ho altro. Cos'hai? Una mossa. Scarsissima. Ma il frutto bomba di chi è? Scusa. No, ho capito qual è. Carly. Oh. È il frutto di quello di Mr. Five che tirava le caccole dal naso ed esplodeva. È vero. Madonna, okay, okay. Abbiamo trovato due poteri veramente scadenti. Uno peggio dell'altro. Sì. Ma senti un attimo, poi si può resettare in caso? Sì. Secondo me sì. Allora me lo mangio. E poi dai. Soprattutto tu puoi usare ancora la spada perché vedi che tu premi 1 e 2. Guarda, guarda che me lo sto mangiando. Vedi, adesso hai 1 e 2, quindi puoi usare entrambe le cose. Mazza, che esplosioni! Ok. Devi vedere però, i poteri davvero fighi. Però poi devi aumentare. Ok, ho capito. Praticamente non ti sale di livello se non fai le kill utilizzando quel potere. Capito? Però io preferisco la spada. Sì, allora mi sa che è abbastanza inutile.
No, servirebbe un Logia, uno di quelli tipo appunto quello di Ace o quello di Smoker, che così credo ti aumenta la difesa, no? Sì, non subisci danni se sono più bassi di te di livello. È OP. Vedi? No. Quello è OP. Quello OP, però ti dico, tipo quello di Magma che voglio io costa 1300 Robux, quindi pensa quanto è raro. Mamma. Sì. È quello del ghiaccio 2250. Il Buddha quanto costava? Il Buddha costava meno. Ma perché adesso magari mi sto... Aspetta, no, il Buddha costa 1650. Ah, no, no, non l'ho pagato 600 Robux. Ma te sei matta? L'avevo quanto pagato... sono 1650? Boh. Sono. Io, però, ad esempio, non lo so. Io ho il Roblox Premium, quello che paghi l'abbonamento mensile. Quindi sono 15-20 euro. Porca tipo. Miseria, io accumulo Robux nel tempo. Quindi ce li ho e shoppo, capito? In tanti anni che sono abbonata. Quello T-Rex sembra una figata. Guarda, Kitsune, l'ultimo, quello da 4000 Robux, è quello di Yamato, mi sa. Che bellissimo. Che voi ancora non conoscete. Cioè, però... Anche solo l'immagine è stupenda. Sì. Anche il dragone deve essere figo. Il dragone è quello di Kaido. Cioè, si vanno praticamente quasi in ordine di saghe. Sì. Cioè, man mano che vai avanti sblocchi quelli più nuovi. Anche il Mammut è delle saghe nuove, sì. Mammut? Sì. Aia. Non ce l'ho presente. Perché avevo visto poteri. Quando era uscito l'update. Ah sì, è quello di Jack. Credo. È uno degli scagnozzi di Kaido. Steph, mi dica. Hai portato qua un pirata. Mi scusi. Mentre prendevo la missione. Che male. A me questi qua spaccano davvero la faccia. Io voglio battere Buggy. Ho preso un potere che fa schifo. Comunque ci fermiamo. No, perché aspetta, come ci fermiamo? Sono al 48. Ragazzi, abbiamo, fare fatto 50... abbiamo fatto 40 voglio minuti. Voglio fare il 50 anch'io. Abbiamo fatto. Dai, voglio andare a prendermi il frutto. Abbiamo fatto 40. Dai, scoprimi i frutti di tutti. Carli, tu a che punto sei? Sono al 43. È vero che so muoio. Oddio, io sono al 49. Okay, però dai, Steph, dammi 10 minuti. 10 dai, minuti Steph. Sono dai, eternità. Ti prego. Ma tanto faccio 10 minuti. Ma infatti, facciamo un taglietto. Voglio vedere cosa trovo. Dai, ho quasi fatto il 50. Sono al 49 e mezzo. Dai, Steph, dai, povera Steph, Fede. Dai, Steph. Dai. Che sfiga, siamo crashati. Fede ha perso la missione. Sì, quindi... ero a 3 di 8. Peccato. Siamo crashati. Cioè, Steph me l'ha guffata di brutto. Peccato. Siamo crashati mentre eravamo off rec. E mi ha levato la missione. Ero a 3 di 8. Ma li devo rifare tutti. Acciderbolina. Prossimo episodio prenderò il frutto e consigliatemene un OP. Stasera farmiamo comunque. Posso spendere fino a 4000 Robux. Ma te sei scema. Euro, sì. 4000 spendi euro. 5 Robux e ci sto ripetendo. No, io voglio un potere forte. Cioè non faccio niente Steph, così. Anch'io, ovviamente. Mi devi dare almeno 2-3000 Robux. Voi dovete, no, allora, noi dobbiamo trovarli con il coso randomico come tutti. No, okay? No, paga. Comportatevi bene. Cioè, noi possiamo Dai, Papino. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.